parlare di Dio all'uomo attraverso un canale innovativo quale quello del musical? Sì, il musical per antonomasia è uno spettacolo che associa la musica alla parola e credo che la musica, così come qualsiasi altra forma d'arte, sia un linguaggio universale. E soprattutto io credo che sia anche un linguaggio che ci viene proposto dall'alto, io lo chiamo Dio, non so gli altri come intendono chiamarlo, per cui penso che se tanta gente attraverso la parola è riuscita a mandare dei messaggi importanti, a scrivere dei libri, a comporre poemi, poesie eccetera, io nel mio piccolo, visto che so sfruttare così a malapena le note musicali, cerco attraverso la mia musica di offrire un messaggio che è quello della salvificazione, che è quella della come dire, questo percorso che non può esimersi dal dolore, dalla sofferenza come punto di partenza per una redenzione. Per cui i contenuti del musical sono fortemente laici, perché no, appunto non volevamo dare nessun taglio di tipo religioso, anche perché in questo senso penso che sia scritto tantissimo, si sia composto tantissimo in lungo e in largo. Abbiamo pensato a una visione molto laica del progetto, ad un accostamento delle stazioni classiche della Via Crucis con un percorso parallelo attraverso delle simbologie, delle metafore della vita quotidiana di ognuno di noi, quello che è successo in questi ultimi 100 anni, gli avvenimenti più dolorosi, insomma, non dico altro per non svelare nient'altro. Ci rivedremo, spero, il 18 di febbraio, ormai è una cosa assodata, per cui inizieremo da Bagheria, in questo momento così idilliaco, anche se vogliamo dovuto al fortunatissimo successo del film di Tornatore. Quello sarà il periodo in cui ci saranno gli Oscar a Los Angeles, e a Bagheria ci saranno le TV di tutto il mondo, e ci saremo anche noi con Via Crucis Opera Musical.